vi ringrazio tantissimo per aver scelto della nostra struttura come mezzo di inclusività e come struttura per fare sensibilizzazione ai vostri ragazzi. Io vivo il rapporto con i ragazzi in modo molto semplice e confidenziale, perché la prima cosa fondamentale è mettere a suo agio i ragazzi, quindi molto confidenziale, senza che ci sia un distacco, ma avendo chiaramente e pretendendo assoluto rispetto, no? Per noi è una mission fondamentale, quella di creare le condizioni affinché i ragazzi che vengono a visitare questa struttura possano avere un messaggio di inclusività nel momento in cui finiscono la visita. Quindi il nostro punto di vista, il punto di vista di chi con un senso in meno vive una difficoltà grande. Che considerate che la vista occupa l'84% dell'uso quotidiano, quindi se non c'è è un grosso deficit, perché si è sempre soggetti ad avere qualcuno che ci accompagna o che ci comunque guida nei posti che noi non conosciamo e fuori chiaramente in ambiente cittadino. Per cui quello che per noi è essenziale è che i ragazzi capiscano e che ci sia un messaggio di sensibilizzazione, perché per una forma di altruismo, perché questi ragazzi nel momento in cui incontrano una persona con disabilità non abbiano un messaggio di pregiudizio o di distacco, ma devono avvicinarsi e trattarli come un loro normalissimo compagno che vive con loro e che quindi possa condividere i giochi, i compiti, possa condividere la vita quotidiana. Per noi quello che è fondamentale è proprio questo, cioè quello di creare delle condizioni affinché non ci sia una netta separazione, una linea di demarcazione tra quello che è la disabilità e, come diciamo tutti, i normodotati. Quindi un messaggio che serve a dire ai ragazzi, ragazzi, attenzione perché se c'è una persona che ha una disabilità non è diverso da voi, ha delle condizioni di diversità, ma nella sostanza non dovete considerarlo un diverso. Anzi, nelle parti, nelle funzioni per cui necessita un vostro aiuto, dedicatevi e donatevi in modo semplice e soprattutto spontaneo.